high-tech. Ian ha 7 anni ed è affetto da un'encefalite cronica che riduce le sue possibilità espressive e motorie. Un'innovativa tecnologia svedese, eye tracking, della Tobii, consente a questo piccolo argentino di comunicare coi familiari, selezionando con gli occhi frasi e oggetti su uno schermo. La madre Sheila è presidente della Gessenheim Foundation, istituzione argentina indipendente che assiste le persone affette da disturbi neurologici. Come madre, la tranquillità che prova è molto importante. Adesso per Ian c'è stato un cambiamento: può giocare da solo, può accendere la televisione, può condividere un momento con i fratelli, mettere della musica, raccontare quello che ha fatto, può portarsi l'apparecchio a scuola, alzare la mano, parlare col dispositivo. I suoi compagni dicono che parla, può parlare grazie a Tobii e ai suoi occhi. Questo ha trasformato la sua autostima, l'ha rafforzata. Eso cambió y la autoestima de Ian se fortaleció. La fondazione insegna a professionisti terapeuti in tutto il paese come utilizzare questa tecnologia presso il Centro di Riabilitazione Neurologica ed Educazione Integrale di Buenos Aires. Anche questa bambina di 4 anni stimolata con Tobii migliora. Per noi c'è stato un cambiamento grande, una cosa molto importante sono i sorrisi che nascono sui volti dei bambini quando riescono a usare l'apparecchio per l'indipendenza che sperimentano nel fare le cose. In generale, quando devono segnalare qualcosa o premere un pulsante, hanno bisogno dell'assistenza di un adulto, mentre adesso nessuno deve aiutarli e questa indipendenza li rende molto felici. Che è quello che credo che les dà tanta felicità. La tecnologia eye tracking, già nota nell'ambito dei videogiochi, consente adesso ai bambini disabili di integrarsi nelle classi normali. Per ora la diffusione di Tobii è molto limitata perché è una tecnologia poco nota e piuttosto costosa. Peraltro si tratta di un sistema che mette in luce i meccanismi di comprensione del cervello umano, come spiega un neurologo di Buenos Aires. Col miglioramento delle nostre cognizioni sul cervello, l'avanzamento delle neuroscienze, i cambiamenti delle tecniche per capire come funziona il cervello, si può comprendere meglio come gli interventi possono cambiare la struttura del nostro cervello. Non è che prima i cambiamenti fossero diversi, cambiava come adesso, però ora capiamo meglio con interventi specifici che servono a stimolare. Attualmente poche famiglie possono affrontare la spesa di circa 13.000 euro per comprare questa tecnologia. La fondazione aiuta a ridurre i costi, ma c'è bisogno anche del sostegno dello Stato. Le famiglie comprano l'apparecchio direttamente nel loro paese di origine, la fondazione le aiuta per l'importazione, ma certo non tutte le famiglie possono farcela, quindi c'è bisogno della cassa mutua e dello Stato, perché veramente questo trasforma la vita di una persona, di una famiglia e più in generale di una società nel suo insieme. Grazie alla riduzione dei costi e al progresso tecnologico, questo genere di sistemi saranno sempre più diffusi in futuro. Anche il sistema dell'eye tracking, per guidare sedie a rotelle elettriche per disabili, si diffonde sempre di più.